C'è un rapporto costante con la Coldiretti per cercare di fare quello che è l'interesse degli abruzzesi, quindi degli agricoltori, che ci vede sicuramente accanto a loro per difendere quello che sono la nostra storia, la nostra cultura, i sacrifici che gli agricoltori fanno quotidianamente. Anche rispetto, diciamo, ai danni dovuti proprio da animali selvatici come i cinghiali, sono previsti nella nostra regione 28.000 abbattimenti in un anno ed è già un segnale importante. La cosa che abbiamo ribadito anche, diciamo, in questo incontro, che noi siamo assolutamente a favore e difenderemo i nostri prodotti tipici, il nostro Made in Italy, non siamo per i cibi sintetici, perché difendere i prodotti tipici abruzzesi significa difendere i sacrifici degli agricoltori, difendere la nostra storia, la nostra cultura. E noi lo faremo e lo stiamo facendo con atti concreti.